velocemente come si fa a collegare un cavo di antenna a un frutto apposito. Questa è la serie della Biticino, quindi si trova praticamente nel 50% degli appartamenti, l'altro 50% è la Vimar Plana. È molto semplice, vedete, ci sono due viti, vanno svitate entrambe. Questa praticamente è la vite che tiene è il morsetto dello chassis, ovvero dell'involucro, che va a contatto poi con questa calzamaglia esterna. E questo invece è l'interno, vediamo se riesco a farvelo vedere, vedete dove ci sono questi due fori, va inserito praticamente il cavo di rame, questo qui. La cosa importante è la scelta del cavo, deve essere un cavo di buona sezione, non vi fidate di quei cavettini che vedete i cinesi perché quelli fanno schifo. Un cavo di buona sezione lo riconoscete anche perché è abbastanza rigido. Comunque, come si fa a spellare? Allora, considerando di avere il cavo in questa situazione, andiamo a prendere una lunghezza che deve essere circa quella del frutto. Si fa un'incisione molto molto lieve, lievissima. Non dovete praticamente arrivare alla calzamaglia, altrimenti la tagliate. E se tagliate la calzamaglia, quindi andate a perdere poi il segnale. Quindi, una volta inciso, andiamo semplicemente a spezzare la guaina esterna, controllando che questa parte esterna, quindi tutti questi fili intrecciati, non siano stati tagliati. Li andiamo semplicemente, vedete, a sovrapporre l'uno all'altro. Vedete? C'è una buona massa di cavi, quindi questo significa che questo è un cavo di buona qualità. Vediamo se riesco a mettere a fuoco. Quindi togliamo anche l'involucro, questa sorta di una carta diciamo argentata, e la andiamo praticamente a arrotolare su se stessa fino a ottenere un qualcosa di compatto. Questa parte qui è quella che praticamente entra in contatto in questa morsa, vedete, in questo canale che poi viene schiacciato. E chiude praticamente il circuito. Quindi a noi serve ora di andare a spellare il filo principale, cioè quello nel mezzo. Qui è più semplice perché è difficile spezzarlo. Allora, per quanto riguarda la lunghezza, vi regolate, lo andate a inserire all'interno del circuito e vedete effettivamente quanto ve ne serve. Qui chiaramente dobbiamo svitare. Ecco qua. Andiamo a inserire questo e vediamo quanto ce ne serve di cavo. Quindi lo andiamo ad accorciare di mezzo centimetro. Proviamo di nuovo. Ecco, questa è la misura giusta. Vedete, questa misura mi consente di, una volta chiuso diciamo, il meccanismo, di non avere parti all'esterno. Quindi la guaina è tutta all'interno. Quindi io non devo fare altro che andare a schiacciare con la vite il mio cavo. E ce lo vado ad avvitare sopra. A posto. Da questa parte faccio la stessa cosa, vado praticamente a stringere la vite sul cavo di rame e vado a serrare il tutto. Immaginiamo che questo sia il cavo che porta il segnale. Adesso io ho una presa in parete pronta per essere collegata al classico cavo che poi alla TV. Finora vi ho spiegato un attimo come funziona un interruttore diretto, come si collega. Vediamo ora come si collega un interruttore passante. Allora, premetto che questo è un interruttore diretto e non può essere utilizzato come passante, però vi vado a spiegare come funziona. Praticamente, nell'interruttore passante, che fra parentesi costa esattamente il doppio di un interruttore come questo, e serve appunto per collegare praticamente i cavi in serie. Quindi, se io voglio collegare un'antenna in un frutto, ok, questa mi va a alimentare questa presa nel muro. Se magari voglio nella stessa stanza, attraverso sempre le forassiti, quindi corrugati, alimentare un'altra presa di antenna o magari una presa di antenna che si trova nella parte opposta della parete, quindi in un'altra stanza, nella parete, diciamo, nella presa passante, io avrò. Vedete, qui c'è una sola vite, nella presa passante ce ne sono due, perché stringe praticamente due morsetti con due cavi. Quindi il cavo di segnale entra da qui, porta segnale alla presa e da qui esce sempre un altro cavo che praticamente va ad alimentare poi un'altra presa da un'altra parte. Quindi questo, nelle prese passanti vuol dire poter passare
attraverso una presa e uscire, un po' come si fa con le derivazioni dell'impianto elettrico. Il lato negativo, diciamo, di un impianto di questo genere è che si può avere a lungo andare una perdita di segnale, perché si avrà a ogni presa come dire, un depotenziamento del segnale originario. Quindi è sempre meglio, in un impianto a regola d'arte portare cavi differenti per ogni presa in ogni stanza e non fare questa derivazione sulla derivazione. È chiaro che però se io ho due prese vicino da una parte all'altra di una parete, è chiaro che non starò a portare due cavi, ma questa è la soluzione, diciamo, più idonea. Anche per questa settimana il video termina qui. Se hai domande, mi raccomando, lasciamele nei commenti, sarò ben felice di risponderti. Per oggi è tutto, un saluto da Fabio, l'aspirante falegname. Ciao!